questa è Franciacorta, una pista tortuosa ideale per mettere a frusta un po' le macchine e in questo caso gli pneumatici. Infatti noi siamo qui per provare dei nuovi pneumatici da Yokohama. Yokohama quest'anno festeggia il 100° anniversario, un secolo dove la ditta giapponese si è posta in evidenza proprio per l'attenzione, la cura dei particolari, la tecnologia e anche la cura dell'ambiente, una cosa molto particolare. Allora, noi oggi proveremo tre tipi di pneumatici, uno sportivo, uno più votato al comfort e all'ecologico e un fuoristrada. Qui a Franciacorta abbiamo la possibilità, oltre alla pista, di avere un bel percorso di fuoristrada. Adesso andiamo, è il momento di passare alla pratica, di metterci in azione. Siamo partiti con la prova su strada del Blue Earth ES32, l'entry level di vocazione turistica che punta al comfort di viaggio riducendo rumorosità e resistenza all'avanzamento, a vantaggio anche dei consumi. Su strada il feeling di guida si è rivelato buono. Anche per quanto riguarda la rumorosità, la sensazione è positiva, però per avere dei parametri reali sarebbe stato necessario svolgere prove strumentate, magari delle comparative sulla stessa superficie. Noi abbiamo provato in velocità su un tratto della Brebemi, dove la rugosità dell'asfalto drenante crea un forte rumore di sottofondo, mentre tornati su una strada provinciale con asfalto a grana fine, il nuovo Blue Earth ES32 è passato a una tonalità molto delicata. Siamo passati sul percorso off-road per mettere alla prova il Geolander ATG015, pneumatico all-terrain, cioè in grado di affrontare tutti i tipi di terreno e anche di stagione, dal fuoristrada, la sua vocazione principale, alla strada di tutti i giorni, eventualmente anche in nevata, avendo la certificazione M+S. Il Geolander se l'è cavata bene in ogni situazione. Ottima la trazione in salita e grip in discesa, buona la tenuta laterale nei passaggi con il mezzo inclinato, dove non ha manifestato segni di flessione del fianco, eppure buona la direzionalità e l'assorbimento dell'asperità del terreno nei brevi tratti di trasferimento da un'area all'altra, anche ad andatura brillante. Per ultimo, come ciliegina sulla torta, ci siamo tenuti l'Advan Fleva V701, pneumatico premium dichiaratamente dedicato alle compatte sportive. L'abbiamo messo alla frusta in pista, a Franciacorta, al volante della Mercedes AMG A45 4MATIC da 381 cavalli, una bella bestia. Per prima cosa il nuovo pneumatico Yokohama ci ha trasmesso sicurezza nella prova di frenata, grazie all'ottimo grip offerto. Così come ci ha trasmesso un buon feeling sia nella fase di ingresso sia nella percorrenza di curva, non manifestando brusche reazioni di perdita di aderenza anche quando abbiamo forzato l'approccio alla curva e favorendo sempre il recupero della linea corretta. Insomma, la prova del 9 in pista, il nuovo pneumatico Yokohama, peraltro già reduce da 2 giorni di maltrattamenti, si è sempre fatto trovare pronto. Mi raccomando, però cerchiamo di metterli in pratica questi consigli, perché troppo spesso noi trascuriamo queste regole basi perché un pneumatico si comporti bene. E ricordiamoci, ecco, l'altra cosa base è che troppo spesso dimentichiamo che la sicurezza è il numero uno, il pneumatico e poi quello che ci trasmette. Noi possiamo avere una macchina bellissima, ma se non abbiamo una gomma a posto diventa un problema. Assolutamente sì, guarda, ti posso garantire, girando un po' tutta Italia, che la richiesta numero uno da parte dell'utente quanti chilometri fa, cioè io più che chilometri guarderei
quanto mi aderisce a terra il pneumatico e in caso di frenata d'emergenza se la macchina mi si ferma, penso sia più importante e fondamentale più che i chilometri. Assolutamente, e poi soprattutto anche che dia garanzia in condizioni critiche, certo. Quando ad esempio troviamo il bagnato così, perché basta una volta la distrazione oppure la classica pozzanghera. Insomma, e lì diventa molto importante. Assolutamente sì, oggi poi la tecnologia è molto avanti, più che gli incavi sono le mescole che lavorano, quindi se si ha un prodotto avanzato tecnologicamente si ha anche un margine di sicurezza molto alto. Mi raccomando, mettiamo in pratica, guidiamo comunque sempre con la testa e buon divertimento.